Temporali hanno interessato nella notte gran parte della Toscana, provocando in alcuni casi allagamenti e conseguenti disagi. È stata chiusa in entrambe le direzioni e poi riaperta la superstrada Fippilì tra Montopoli e Pontedera, dove la partita di calcio del campionato di Lega Pro tra i locali e Savona è stata sospesa per un'ora e mezza. Il maltempo ha provocato allagamenti e piccoli smottamenti anche nel Volterrano, dove scantinati e piani bassi delle case sono state invasi da acqua e fango. In provincia di Firenze temporali e piogge intense soprattutto a Vaglia, Barberino di Mugello e Marradi, in azione per controlli e interventi squadre della Protezione Civile. Forti piogge anche nel Livornese con diversi interventi dei vigili del fuoco per case allagate e nel Grossetano, dove sempre per allagamenti è stato chiuso lo svincolo Rio Torto per l'Aurelia. Allagamenti a Follonica dopo una bomba d'acqua che si è abbattuta sulla cittadina maremmana nella notte. Sono state 15 le squadre dei vigili del fuoco a lavorare per tutta la notte per liberare le auto bloccate nei sottopassi e togliere l'acqua dai garage allagati. Almeno 4 le persone rimaste intrappolate nei sottopassi, allagati i negozi, ristoranti e locali pubblici, alcuni dei quali sono stati anche evacuati per precauzione. Problemi anche alla spiaggia, erosa in modo grave. Intanto la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo valido per tutto il territorio della Toscana per la giornata di domani a partire dalle 7 del mattino e fino alla mezzanotte. L'avviso è per una criticità di tipo moderato. Si prevedono forti temporali a partire dalle prime ore del mattino che interesseranno dapprima le zone nord-occidentali, cioè le province di Massa, Carrara e Lucca, e poi nel corso della mattinata tenderanno ad estendersi gradualmente a tutte le altre province della regione. I temporali potranno essere accompagnati da grandine e colpi di vento.